questo mese abbiamo raccolto le olive del nostro orto e abbiamo oggi mangiato l'olio che abbiamo fatto col pane, molto buono. Con l'orto si possono imparare tante cose, tra cui anche come fare il sapone. Il sapone è molto importante, tra cui ci sono delle sostanze che vanno usate perfettamente e vanno bisogna saper usare. Interessante, specie in questo momento particolare storico che stiamo vivendo, perché con i ragazzi e le ragazze abbiamo cercato di instaurare un contatto con le piante, visto che in questo momento storico il contatto fra persone è molto difficile e anzi dobbiamo abitare una distanza che può essere anche scomoda. In queste mattine abbiamo cercato di avvicinarci alle piante e alle nostre emozioni in qualche modo, quindi attraverso i cinque sensi, il tatto, l'olfatto, l'analisi degli oli essenziali e il loro riscontro emotivo. È stato come un viaggio dentro di noi e anche in contatto con qualcosa di inconsueto, no? Che sono appunto le piante. E poi è stato molto bello poter raccogliere le olive che erano a scuola e quindi dare un, come dire, veramente fare pratica, no? Quindi imparare mentre si fa. Quindi dall'oliva poi abbiamo fatto l'olio, abbiamo fatto il sapone, i ragazzi hanno assaggiato l'olio prodotto dalle loro olive, insomma è stato molto molto bello, interessante e stupefacente, perché i ragazzi hanno sempre questa capacità di stupirci, no? Quindi bello. Il sacchettino che abbiamo fatto oggi a scuola, ci ho messo un po' di cannella, poi ci ho messo un po' di arancia, un po' di menta essiccata, l'ho chiamata essenza di ricordi, perché mi ricorda molto di quando ero in Trentino Alto Adige, dove c'era, diciamo, proprio dove facevano questi sacchettini, queste buste da mettere a casa. E allora l'ho voluto chiamare così, per ricordo. Questa esperienza dell'orto è stata molto bella e la rifarei sempre, cioè sempre, perché mi è piaciuta soprattutto la parte in cui abbiamo fatto il sapone, perché non sapevo come poteva essere fatto, e anche soprattutto questa esperienza qui dell'essenza. Io la mia essenza l'ho chiamata essenza d'aria, perché mi ricorda molto gli odori che noi possiamo trovare nell'aria, insomma, quando per esempio siamo in un campo con i fiori. Fare il sapone è utilissimo, non avevo mai assaggiato, hanno usato uno di così buono. E al tatto delle mani si vede che è di vera qualità. Poi raccogliere le olive è stato bellissimo. Non avevo mai partecipato a una raccolta di olive simile. Fantastico. E infine, questo olio è veramente buono. L'autodidattico ha una funzione educativa importante, perché ci permette di utilizzare lo spazio dei giardini scolastici come aule all'aperto, in cui i ragazzi possono imparare facendo nuove esperienze. Si tratta quindi di una metodologia attiva e inclusiva. Ho partecipato con grande interesse a questo progetto perché è innovativo, in quanto non è il classico progetto in cui si esalta la corretta alimentazione, ma coinvolge altre cose importanti come per esempio l'igiene. Infatti è stato utile vedere come da una piantina siamo stati in grado di ricavare senza troppi sforzi dentifricio, deodorante e gel per i capelli e per mani.